Buongiorno a tutti, FC Internazionali vi dà il benvenuto alla conferenza della vigilia di Inter-Liverpool, gara valida per l'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2021-2022. Abbiamo con noi Hakan Çalhanoğlu e il nostro allenatore Simone Inzaghi. Cominciamo subito con le domande. Vi prego di fare al massimo una domanda a testa a loro due. Partiamo subito con Gazzetta dello Sport. FC Internazionali vi dà il benvenuto alla conferenza della vigilia. Salve a tutte e due. Ho una domanda per il mister e una domanda per Çalhanoğlu. Al mister volevo chiedere, delle squadre inglesi si dice sempre che facciano un altro calcio, no? Un altro sport. Volevo chiederti un giudizio. Puoi ricominciare per piacere, Davide? Davide? Sì, eccomi. Prego. Eccoci. Allora, chiedevo al mister, si dice sempre che le squadre inglesi facciano un altro sport, no? Quando si guardano le partite per tipologia di gioco, per intensità. Volevo chiederti un giudizio su questa cosa qui e se pensi che questa eventuale distanza possa essere, come dire, annullabile in un doppio confronto. E poi invece a Çalhanoğlu volevo chiedere, avete fatto due ottime partite nel girone con il Real Madrid, sia a San Siro che a Madrid. Ecco, in nessuna delle due però siete riusciti a portare il risultato a casa. Qual è l'errore da non ripetere in vista, insomma, della doppia sfida con il Liverpool? Grazie. Ma io, per quanto riguarda, insomma, le squadre inglesi, penso che siano squadre molto molto forti, insomma. Hanno vinto tutte il loro girone, a parte il Chelsea, che ha perso il primato nell'ultima giornata. Io penso che il Liverpool sicuramente è una delle squadre in questo momento più forti in Europa, però, come ho detto prima, sono contento che la nostra società, i nostri tifosi, i ragazzi stessi, insomma, si meritano di giocare delle partite del genere contro avversari di questo blasone. Insomma, sono tanti anni che non facevamo un ottavo di finale, sappiamo che sarà molto difficile, ma noi cercheremo di giocarcela con le nostre armi. Vado. Vai. Sono d'accordo con lei, abbiamo veramente giocato bene contro Madrid, a casa anche fuori. E abbiamo dimostrato veramente, però quello che ha detto anch'io prima, quella mancanza era sempre la nostra occasione che abbiamo sbagliato. Abbiamo creato tante occasioni in quelle partite, però abbiamo non fatto gol. Invece domani sarebbe, secondo me, uguale. Noi creiamo sempre le occasioni, però domani arrivano solo due o tre e poi dobbiamo fare gol. Se facciamo gol, dobbiamo chiudere e dimostrare fino alla fine, perché domani sarebbe una partita molto intensa contro il Liverpool. Corriere dello Sport. Sì, salve a entrambi. Volevo fare una domanda al mister e una a Çalhanoğlu. Al mister volevo chiedere, ieri parlando con Benitez, lui vede questo scontro tra Inter e Liverpool come una partita più equilibrata di quella che tanto pensano, perché ha sottolineato che entrambe le squadre giocano un calcio molto offensivo, creano tante occasioni da gol, fanno possesso, insomma sono due squadre molto propositive. Il Liverpool chiaramente ha più fisicità e intensità, l'Inter ha più tattica. Anche tu, mister, la vedi così oppure pensi che Liverpool sia nettamente favorito? A Çalhanoğlu volevo chiedere se ha un segreto per la sua stagione finora, perché dal punto di vista realizzativo e degli assist, se non vado errato, in questo momento, da quando sei in Italia, è la migliore. Cioè, poi chiaramente c'è tutta una seconda parte di stagione, però finora, quando sei stata al Milan, non era andata così bene. Se il tuo segreto è la persona che è seduta accanto a te. Grazie. Ma io, per quanto riguarda, insomma, sulla carta, penso che il Liverpool sia favorita, però le partite, secondo me, vanno
vanno sempre giocate. Noi sappiamo, e quello che, insomma, che chiederò alla squadra e ai ragazzi, che dobbiamo scendere in campo, proporre sempre il nostro gioco. Vorrò i ragazzi con la mente libera, proponendo sempre il solito nostro gioco, e poi sappiamo, insomma, che in queste partite la determinazione sarà quella che farà la differenza, e i miei ragazzi, insomma, l'hanno dimostrato da inizio stagione fino ad ora, che ne hanno da vendere. Corriere del... scusa, Ciala. È la mia, no? Sì, sì. Allora, il mio segreto sicuramente penso che il mio cuore e la mia mentalità, perché sono arrivato in una squadra che ha un'enorme mentalità di vincere, che hanno vinto già il campionato, e sono venuto qua per dimostrarlo anche, perché grazie a loro che mi hanno dato una grande mano. E poi con il mister io gioco un altro ruolo. Un altro ruolo che mi piace molto, che sono più con la palla, e poi il resto tocca sempre da me, dalla mia qualità, e poi con i miei compagni. Corriere della Sera. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, sì, prego. Sì. Ok, volevo chiederti, ciao Simone, volevo chiederti, partire da un dato. L'Inter dal 2018, scusami, nei 12 big match che ha affrontato in Europa, 9 volte è uscita sconfitta. Cosa ti fa essere fiducioso per questa partita con il Liverpool? Nel senso, pensi che davvero la squadra adesso abbia una dimensione più europea rispetto a prima? A Çalhanoğlu invece volevo chiedere, hai trovato grande continuità quest'anno, era un po' la tua pecca perché nessuno aveva mai messo in discussione le tue qualità tecniche. Cosa è cambiato? Prima dicevi sono arrivato in una grande squadra che comunque aveva già vinto. Cosa è cambiato però per te a livello personale, se è cambiato qualcosa nel tuo modo? Ma io penso che per quanto riguarda la fiducia per il match di domani e i segnali che mi dà la squadra, insomma, secondo me sabato abbiamo giocato un'ottima partita contro un Napoli molto molto forte, una squadra molto ben organizzata. Secondo me il primo tempo abbiamo fatto una partita normale, ma in determinate partite serve di più. Poi, insomma, abbiamo preso un rigore al quinto minuto, quindi la squadra poteva disunirsi, invece siamo rimasti in partita al primo tempo facendo una gara, come ho detto prima, sufficiente. Poi nel secondo tempo siamo entrati in campo con un grandissimo spirito, con una grandissima voglia di non perdere il match, anzi di vincerlo, e probabilmente, insomma, il secondo tempo è quello che mi dà grande fiducia anche per la partita di domani, sapendo che incontriamo una grandissima squadra, però la rispettiamo, però non partiamo battuti. Allora, sicuramente mi è cambiato il gioco del mister, sicuramente tattica, anche il tecnici. Sono migliorato in questo gruppo, anche grazie al mister e staff, perché loro mi aiutano sempre. Sono tutti i giorni qua per migliorare i giocatori, e io invece lo sento questa importanza di loro e faccio quello che deve fare sul campo. Tutto Sport. Mi sentite? Buongiorno. Sì, prego. Eccoci qua. Ciao Simone, ciao Hakan. Allora, volevo essere un po' più prosaico nelle mie domande, nel senso, volevo chiedere a Simone, visto che è il grande ballottaggio della vigilia, avrei letto sui giornali, è tra Lautaro e Sanchez, sicuramente non avrei deciso perché mancano degli appuntamenti, però volevo chiederti perché dovrebbe giocare Lautaro e perché dovrebbe giocare Sanchez. E per quanto riguarda Hakan, tu più di tutti all'Inter conosci i tuoi ex compagni del Milan, volevo chiederti, ma secondo te loro domani sera tifano per voi
e perché vogliono che voi andiate più avanti possibile in Champions per avere più campo in una distrazione in vista del campionato, oppure in quanto derby ti faranno per loro? Ma per quanto riguarda gli uomini davanti, in questo momento hanno tutti le stesse possibilità di giocare, insomma. Oggi abbiamo un allenamento, domani ne avremo un altro, abbiamo giocato tantissime partite in questo periodo, tutte partite intense, fisiche, quindi bisognerà valutare la condizione di tutti e tre gli attaccanti, insomma. Due giocheranno, uno entrerà partita in corso e dopo l'allenamento di oggi o di domani prenderò la decisione, però la fortuna, insomma, di avere dei giocatori molto molto maturi che accettano sempre, insomma, le scelte, e poi di volta in volta, quando ho la possibilità, cerco sempre di farli ruotare, perché giocando ogni tre giorni è difficile recuperare le energie fisiche e soprattutto mentali. Io non c'è solo due amici lì, ci sono tanti amici, però non credo che loro tifano domani a noi. Però questo non mi interessa, perché io sto guardando solo al mio lavoro e noi guardiamo solo da noi, che dobbiamo fare domani, e poi dopo analizziamo con mister e prepariamoci bene per la partita domani. Repubblica. Buongiorno mister, buongiorno anche. Ciao, buongiorno. Ecco, io volevo chiedere mister, in questo 2022 dell'Inter, in campionato soprattutto, ma in generale, quanto dà fastidio portarsi dietro quell'asterisco della gara in campionato mai giocata col Bologna? E invece a Çalhanoğlu volevo chiedere se quando ha firmato per l'Inter si aspettava di trovarsi a questo punto dell'anno a giocarsi il campionato, Coppa Italia e ancora nella essere in Champions League. Ma io, per quanto riguarda il recupero, penso che è successo, quindi devo accettarlo come l'ho accettato negli anni precedenti, perché è una cosa che mi capita spesso. Un anno con la Lazio ho avuto una partita con l'Udinese che mi sono trascinato a lungo, l'anno scorso ho avuto una partita col Torino che mi sono trascinato, quest'anno, insomma, abbiamo un recupero col Bologna, ma insomma ci penseremo a tempo debito. Chiaramente sarà una partita per noi molto molto importante, ma adesso abbiamo altre priorità. In questo momento la nostra priorità si chiama Liverpool. Allora, già in sei mesi ho vinto un trofeo, che sono molto contento, che mi mancava. Poi ho perso in finale già Coppa Italia, che voglio vincere anche Coppa Italia. Però Champions League è sempre un sogno. Vediamo domani cosa succede. Noi dobbiamo stare sempre uniti e poi dimostrare domani. Se giochiamo domani il nostro gioco, secondo me faremo qualcosa bene. La Stampa. Sì, buongiorno mister, buongiorno Hakan. Faccio la stessa domanda a tutti e due. Quanto è grande la voglia di giocare una partita così importante, tenendo conto che all'Inter la qualificazione dagli ottavi ai quarti di Champions manca da 11 anni? E lei, ministro, tra l'altro l'ha subito sottolineato questo, cioè la volontà di fare questo passo fin dalla prima conferenza. C'è anche la sensazione un po' forte che ti può spingere, che puoi fare la storia di questo club di nuovo dopo 11 anni. Grazie. Ma questo sicuramente, ne ho già parlato con la squadra, con i ragazzi. Il primo step era quello di arrivare agli ottavi dopo 10-11 anni. Adesso sappiamo che non arrivando agli ottavi era impossibile arrivare ai quarti. Adesso, come ho detto, abbiamo di fronte un top club con individualità fortissime, però come ho detto le partite cominciano tutte 0-0, noi ce la giocheremo con le nostre armi, con le nostre motivazioni, sapendo che in determinate gare non puoi lasciare nemmeno il particolare, perché
alla fine può essere decisivo. Io invece posso seguire solo quello che ha detto il mister adesso. Io ho già perso anche in ottavi contro l'Atletico Madrid sul rigore e domani spero che noi vinciamo, anche noi vogliamo passare questo torneo, perché per noi giocatori sono, queste partite sono molto importanti. Facciamo le ultime, Porta Italia. Buongiorno mister, volevo chiederle se Ciao, aspettava a questo punto di arrivare a Inter-Liverpool avendo perso questi punti contro Napoli e Milan, e comunque sia ovviamente il gioco, erano anche diversi avversari, non poteva essere smagliante come prima. E chiedo ad Akan, domani affrontate un centrocampo che ha un dinamismo pazzesco, siccome normalmente è il centrocampo dell'Inter a imporre il gioco, come pensate di fronteggiare questa difficoltà? Ma per quanto riguarda arrivare a Liverpool, sapevamo che insomma affrontavamo il Milan e Napoli a seguire, la terza era il Liverpool. Per quanto riguarda le prestazioni, personalmente sono molto molto soddisfatto, perché abbiamo fatto per 70 minuti un grandissimo derby, ancora meglio rispetto a Napoli. In Napoli abbiamo giocato, secondo me, un ottimo secondo tempo dove abbiamo fatto molto molto bene. È normale che se mi dici un punto su 6 disponibili ti dico no, chiaramente non sono soddisfatto per quello raccolto alla fine dei match, però per quello che abbiamo espresso, secondo me abbiamo fatto due grandi partite contro due grandissime squadre che insieme a noi, insieme alla Juventus, visto il trend che sta avendo e il mercato che ha fatto a gennaio, fino alla fine sarà un campionato aperto che si giocherà sui dettagli fino all'ultima giornata. Sì, loro sono dinamici, lo sappiamo, in mezzo, però domani andiamo sul campo con personalità. Io sono veramente già pronti, perché mi aspettavo questa partita, perché confrontare con una squadra forte si vede anche il tuo personalità, come stai in campo. Io invece sono pronti, volevo vedere anche sentire come sono loro. Chiudiamo con France Press. Prego. Mi sentite? Sì, prego. Sì. Sì. Ecco, volevo fare una domanda al mister Inzaghi per chiederle se o che cosa avete imparato delle due partite che il Milan ha giocato contro Liverpool durante la fase di girone. Come pensate di affrontare la squadra utilizzando questa informazione? Ma io penso che chiaramente insieme allo staff abbiamo visto anche quelle gare, abbiamo visto soprattutto quelle più recenti del Liverpool. Il Liverpool è una squadra con grandissimi giocatori in ogni riparto, ha una rosa lunga, un grandissimo allenatore, una squadra intensa dove bisogna essere bravi in qualsiasi momento, sia quando abbiamo la palla noi che quando l'hanno loro, perché quando ce l'abbiamo noi, perdendo qualche pallone, sbagliando qualche passaggio, ti possono ripartire in ogni momento, e quando hanno la palla loro, magari anche su palle frontali, insomma, hanno Van Dijk e lo stesso Alisson, insomma, che hanno palle lunghe, precise. I due terzini sono due terzini, ma hanno piedi molto molto raffinati, quasi da registi, quindi ti possono creare sempre problemi in ogni parte del campo. Grazie a tutti, buon pomeriggio, a domani. Grazie.